Allora, siamo stasera presenti qua per l'apertura del Mandorlo in Fiore. Abbiamo fatto una bellissima cassata, direi una cassata da record, perché è una bomboniera. Mi hanno fornito circa 150 kg di ricotta grazie al signor cacciatore, che è stato uno sponsor ufficiale, e grazie anche alla collaborazione di varie associazioni, e grazie sempre ai miei colleghi che mi hanno collaborato. Poi abbiamo messo qualche 10 kg di cioccolato puro fondente, circa 20 litri di bagna al limoncello di Sicilia, poi delle pasta di mandorla, circa 5 kg di mandorla pura agrigentina, penso un 30 placche di pan di Spagna, comunque direi che forse intorno ai 400 kg. Poi ho fatto anche oggi una scultura di croccante, sia di mandorla, di sesamo, che anche di nocciola, che pesa intorno a quasi 10 kg. Comunque direi che abbiamo già raggiunto un bel record. Sì, la cassata è stata guarnita con la crema di ricotta di nostra produzione dalle montagne agrigentine, precisamente da Santo Stefano Quisquina. Penso che la cassata sia il prodotto dolciario identitario della nostra terra. Quindi un plauso va a Giovanni Mangione per aver coordinato l'iniziativa, e a tutti i pastry chef e gli chef che si sono cimentati in questo bellissimo evento. Ecco, parlando della saga del mandorlo in fiore, la prima parola che viene è fratellanza. Dobbiamo ringraziare a Giovanni Mangione, che dà l'opportunità a tutti i colleghi delle nove province di essere presenti questa sera e contribuire in maniera dolce a questi dolci eventi. Grazie, applauso veramente a questa grande festa e a queste grandi iniziative, che debbono sempre continuare e diventare più importanti. I primi complimenti vanno a Giovanni Mangione, perché si impegna tantissimo e impegna a noi tutti i colleghi per poter realizzare questo bellissimo sogno, perché promuovere i nostri prodotti, la cassata, quindi, che è nostra, siciliana, è una cosa grandissima. Quindi tutti con piacere abbiamo partecipato, e i complimenti anche allo sponsor, perché ci ha messo la sua. Noi ringraziamo Giovanni Mangione per la sua collaborazione, per la sua invito, e ringrazio anche tutti quelli che hanno realizzato questa bellissima cassata. E rappresentiamo la Federazione Italiana Cuochi assieme a Mario Consentino, e piacevolmente per la quarta volta Giovanni Mangione, a cui vanno i nostri complimenti per l'organizzazione, per la fatica che spende per queste occasioni, di poter realizzare queste grandi torte, che sembra poi piccola ma è molto grande nel cuore e nella dolcezza. È una manifestazione che ormai è da anni che ripetiamo, e dobbiamo ripeterla all'infinito, perché è una cosa che veramente ci dà onore alla Sicilia. Facciamo conoscere la Sicilia, che cosa è capace di fare con una torta di questa, che veramente sono mega torte. Ringraziamo veramente a tutti, a Giovanni che ci ha invitato e a tutti gli altri amici. Questa sera ringrazio lo chef Pasti per Giovanni Mangione, per la collaborazione e il connubio che finalmente si porta in atto tra la pasticceria, la cucina e la sala per il servizio. Un evento del genere è una cosa rara che si è vista in giro, e ringrazio tantissimo sia il Mandorlo in Fiore che il nostro chef.